Io vi prenderei proponendovi di fare insieme un esercizio sui grafi, un po' diverso. Questo lo tratto, l'ho estratto da una simulazione di esame che abbiamo fatto l'anno scorso, ne faremo anche noi nelle ultime settimane. La simulazione di esame per me è proporre in aula un esercizio simile, cioè dello stesso tipo di quelli che troverete all'esame. Svolgerlo insieme come esercizio, la cosa più utile sarebbe che voi proviate a svolgerlo prima e poi si vede in aula, si viene, si fa insieme, si vede. Però il tipo di difficoltà, la struttura del testo è molto simile a quella che troveremo all'esame. Allora, piuttosto che inventarne uno nuovo, ho pensato di riprendere questo. Poi la settimana prossima vedremo anche qualche esercizio. Loro sono un pochino più pesanti sulla parte di mappe, no? Che vi avevo già accennato prima delle vacanze, però ho preferito partire con qualcosa di un pochino più digeribile. Allora, questo esercizio qua diceva, nell'ambito, allora, l'esame, così cominciamo a vederlo, in realtà l'esame è un pochino più articolato, parliamo dell'esercizio. Dice, è particolarmente utile nell'ambito delle reti sociali trovare i percorsi che sono in grado di interconnettere due utenti dati attraverso il numero minimo possibile di intermediari. Lo stesso tipo di analisi si può fare, qui parla di attraverso gli articoli scientifici o gli attori di un film o, diciamo così, in generale dei sistemi informativi in cui vi sia una connessione. Possiamo definire una connessione quando due persone abbiano qualche cosa in comune. Se voi pensate a una rete sociale tipo Facebook, ha delle connessioni esplicite. Tizio e Caio sono amici, punto. Diverso è dire Tizio e Caio hanno fatto la stessa cosa, o sono stati insieme in un certo gruppo, o sono andati, hanno visitato le stesse città. Questo crea comunque delle relazioni tra persone, ma queste relazioni non sono esplicite, sono indirette attraverso una cosa che hanno in comune. Quindi l'esempio che facciamo qua è quello degli articoli scientifici. Cioè, quando uno scrive un articolo, questo articolo ha più autori. Quindi diciamo, una persona quando scrive un articolo ha dei coautori, delle persone che hanno scritto insieme a lui. Questi coautori a loro volta possono aver scritto altri articoli con altre persone e così via. Quindi si possono creare delle relazioni tra autori diversi per il fatto che abbiano scritto insieme lo stesso articolo. Questa è una relazione diretta, una relazione di co-authorship. Oppure gli attori che hanno recitato nello stesso film. E poi ci sono dei giochini carini, su IMDb, sui film lo trovate o su siti di ricerca bibliografica come questo che è citato sotto nel link sotto, sugli autori, sulle pubblicazioni scientifiche, ad esempio su IMDb uno va a cercare qual è il percorso più breve tra due attori qualsiasi. Allora dice che questo attore ha recitato con quell'altro in quel film, e poi allora quell'altro ha recitato con quell'altro ancora in quel film, fino a quando arrivi a creare una catena che collega il primo all'ultimo. LinkedIn è basato su questo principio qua. In generale abbiamo delle persone che sono i nostri vertici, abbiamo delle relazioni tra queste persone, diciamo che possiamo rappresentare come archi, molto sparse, tra l'altro relazioni che non sono esplicite, dirette, perché sono relazioni che sono solamente dedotte o deducibili da informazioni aggiuntive. Non ci sarà nessuno che ti dice direttamente Tizio e Caio sono coautori. Avrà l'elenco degli articoli di Tizio, l'elenco degli articoli di Caio, in ogni articolo ci sarà l'elenco degli autori, devi in qualche modo gestirti questa informazione per estrarre l'aspetto essenziale che ti serve se due autori qualunque hanno scritto almeno un articolo insieme. E lo puoi fare in tanti modi diversi. Per sapere se Tizio e Caio hanno scritto almeno un articolo insieme, puoi prendere tutti gli articoli di Tizio, tutti gli articoli di Caio, fare l'intersezione e vedere se c'è qualcosa. Oppure puoi prendere tutti gli articoli di Tizio, tutti gli autori, uno per uno, tutti gli articoli di Tizio e vedere se dentro c'è Caio. Cioè, poi dal punto di vista poi algoritmico siamo liberi di fare come vogliamo.
ma ciò che rimane è la connessione, questa connessione tra due autori ogni qualvolta abbiano scritto un articolo in comune. Allora, qui c'è un esempio tra Dijkstra, che è quello che ha inventato l'algoritmo di Dijkstra, e me. Ci sono questi cammini, pensavo peggio, in cui esiste un percorso di 1, 2, 3, 4 archi, per cui io ho scritto almeno un articolo con Paolo Prinetto, il quale ha scritto almeno un articolo con questa persona, il quale ha scritto almeno un articolo con questo, il quale ha scritto almeno un articolo con Dijkstra. No? Questo qui l'ho preso dal sito, diciamo così, della Microsoft Academic Research, che ha un database sterminato e offre questi tipi di interfaccina grafica qua. Noi vogliamo fare in piccolo in JavaFX una cosetta simile. Quindi un'applicazione JavaFX la quale, partendo da un elenco di articoli e dei rispettivi autori, permette di trovare un percorso minimo di coautori in grado di collegare due qualsivoglia autori tra quelli presenti nel database. Se io scelgo un autore, l'altro autore, e sotto mi deve dare l'elenco degli autori intermedi, se esiste. No? L'elenco degli autori intermedi che permettono di collegare, no, il primo all'ultimo, una catena. Se esiste, perché può darsi che non esista nessuna combinazione di articoli che possa collegare due autori, che magari sono di due dipartimenti diversi, hanno fatto cose completamente diverse. Vabbè, questo, se vogliamo, un'applicazione abbastanza semplice, no, di un calcolo di cammini minimi. Dove prendiamo i dati? Cioè, quali articoli mettiamo, facciamo elaborare da questo nostro algoritmo. Allora, io se già non lo conoscete, vi faccio un po' di pubblicità. Esiste per il Politecnico questo oggetto che si chiama Porto, no? Che è un bel nome, che è chiamato così, Publication Open Repository, che raccoglie tutte le pubblicazioni di tutti i professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi, eccetera, del Politecnico. Tutti noi, quando pubblichiamo qualche cosa, siamo obbligati a inserire, a caricare i dati qua dentro, no? Dentro questo. E vabbè, è un sito in cui ci sono tutte le pubblicazioni, se potete fare la ricerca per anno, per dipartimento, andate a cliccare cosa fanno i vostri professori, fate pure, è tutto pubblico. Ad esempio, se vado a vedere il mio dipartimento, queste sono pubblicazioni del 2014, per dire, dei miei colleghi del mio dipartimento. E sono tutti qua questi dati. In realtà questi dati non solo sono, diciamo così, consultabili di un determinato articolo, è possibile vedere il titolo, le pagine, l'abstract, e in alcuni casi anche il PDF dell'articolo vero e proprio, in alcuni casi perché innanzitutto bisogna che l'autore abbia voglia di caricarlo, e due, che abbia i diritti d'autore glielo permettano, e dipende dall'editore con cui pubblichi. Tutta una complicazione sui diritti d'autore questa. Ma dicevo, posso vedere, diciamo, i dati essenziali, i metadati dell'articolo, ma poi soprattutto, per ciò che interessa a noi, è questo bellissimo bottone esporta. Questo bottone esporta permette di esportare i risultati della ricerca, in questo caso solamente 47, che ho scelto un dipartimento, ho scelto un anno, è stato il 2014, è appena iniziato, quindi. E posso esportare questi dati in molti formati diversi possibili. Per cui, piuttosto che andare a prendere qualche cosa che non conoscevo, sono partito da questo sito che conoscevo già e ho esportato un po' di pubblicazioni di un po' di docenti del Politecnico. E qui possiamo esportare, diciamo, queste qua sono 73, sono pochissime, però se andiamo a fare una ricerca, io l'avevo fatta l'anno scorso, ma quella di quest'anno sta ancora girando sul PC che ho in ufficio, un pochino più ampia, tanto per capire quando, vabbè, ce l'abbiamo qua, questo numero sono, volendo, sono 72.000 pubblicazioni. Quindi immaginate un grafo con 72.000, no, queste sono pubblicazioni, non è detto che siano i nodi.
considerando 2000 articoli, comincia già a essere un dataset, diciamo così, interessante. Dicevo, quando sono venuto a lezione, il PC che avevo in ufficio stava ancora scaricando, ero arrivato a scaricare 120 mega o giù di lì di dati. No? Ma torniamo dove eravamo prima. Al 2013 che è un pochino più spesso. Allora, io tra i vari formati, e questo è un problema che ve ne parlo perché si incontra sempre, tu vuoi lavorare con dei dati, non hai mai o quasi mai il database già pronto, caricato in MySQL con le tabelle che ti piacciono. Poi sempre i dati sono in un altro formato e in qualche modo il primo passaggio che a voi in questo corso tendo a risparmiarvi, perché altrimenti diventiamo, diciamo, degli smanettoni di database e non abbiamo tempo di fare gli algoritmi sopra, però il primo passaggio è sempre quello di riuscire a importare questi dati da un formato che sia il più possibile gestibile, facile da gestire, eccetera, eccetera. Allora, tra questi vari formati, quello che su cui io ho deciso di lavorare è questo strano formato che si chiama JSON. JSON, voi avete cominciato già a fare un pochino di JavaScript, giusto? JSON sta per JavaScript Object Notation, cioè notazione ad oggetti di JavaScript. E è fatta così. Adesso non dobbiamo impazzire, ma però è un formato testo in cui si descrivono degli oggetti, pensate nel linguaggio JavaScript, con una sintassi testuale molto molto semplice. La sintassi è chiave, due punti, valore, come tutto in web, nel web, in quasi tutto. Queste chiave, due punti, valore sono, quindi il dato essenziale è che date vale 2013. Date è il campo, un campo di un oggetto. In questa notazione JSON gli oggetti sono rappresentati dalle parentesi graffe. Quindi c'è un oggetto che inizia qui e finisce qui, che ha tante proprietà. Adesso noi qua, facendo Java, ci viene a dire sì, ma un oggetto di che classe? Non si sa, perché JavaScript è un linguaggio che non è tipizzato. E quindi è un oggetto di una classe inventata. Che la classe non ci interessa, non esiste questo. È un oggetto che ha questi campi. Ha un primo campo, una prima property, che si chiama autoString, il cui valore è questo. Una seconda che si chiama iprintid, il cui valore è questo. Una terza che è date, eccetera, eccetera. Quindi per creare degli oggetti, per descrivere degli oggetti in JSON, basta fare aperta graffa, proprietà, due punti valore, proprietà, due punti valore, proprietà, due punti valore. Le proprietà è, come fossero in Java, le variabili, no, distanza. La proprietà è sempre tra virgolette, il valore può essere tra virgolette nel caso in cui sia una stringa, oppure senza le virgolette nel caso in cui sia un intero o un numero. In JSON esistono solamente due tipi di dati, stringa e e numero, scusate. Poi è possibile che una proprietà di un oggetto sia a sua volta un oggetto. Quindi vedete una parente di grafa anni data, scopus, proprietà scopus, valore, oggetto, composto da cluster, timestamp, datestamp e impact. È possibile, qui un'altra, quindi possiamo avere proprietà anni data, ad esempio quella proprietà lì, è una proprietà che contiene dentro name e che a sua volta è fatta di varie sottoproprietà. Quindi oggetti anni dati dentro altri, no? Come creare un oggetto che dentro ha un riferimento a un altro oggetto, che ha dei campi, uno dei quali, alcuni sono string, alcuni sono int, e altri sono oggetti, e quindi sono un riferimento a qualche cos'altro che a sua volta è una stringa. Fatto così. Quindi dicevo, posso creare oggetti aprendo una parentesi graffa, posso creare array, o liste, o collection, aprendo una parentesi quadra. Quindi creators sarebbero gli autori di un determinato articolo. Questi creators in questo caso sono due. Sono un array, aperta quadra, il cui primo elemento è questo oggetto, virgola, il secondo elemento è questo oggetto,
basta perché c'è la chiusa quadra. Quindi la sintassi terra terra, aperta quadra, chiusa quadra, faccio un array o una lista o una collection, chiamatela come volete. Ciascun elemento di questo array può essere a sua volta un altro array, un oggetto, una stringa o un numero. Oppure aperta graffa, e allora sto definendo un oggetto fatto di, fatto di tante coppie, nome, valore, nome, valore, nome, valore. Questo è un formato usatissimo su internet, soprattutto le applicazioni web 2.0 e cose simili, dove ci sono varie applicazioni che si devono scambiare dati, oggi quasi sempre se le scambiano in questo formato. Proprio perché per la sua semplicità e per il fatto che può essere letto e scritto da qualunque linguaggio di programmazione, essenzialmente talmente semplice, talmente banale. Poi se testo facile da scrivere, facile da verificare, e relativamente leggero rispetto ad altri linguaggi. Quindi questo è uno dei formati in cui è stato, cioè così, qui è possibile esportare queste informazioni. È abbastanza prolisso, per carità, ma non ci fa male. Vedete che all'inizio di tutto c'è una bella parentesi quadra che dice che tutto questo documento è un grosso unico array che contiene tanti articoli. Ciascun articolo è un oggetto che contiene tanti campi, e alcuni di questi campi a loro volta o sono array o sono oggetti. Questo è il... Allora, cosa ne facciamo di questo? Beh, noi potremmo, di un file di questo genere, noi potremmo fare un'operazione di, diciamo, certosina, in cui ci scriviamo un programmino che legge questo file e inserisce i dati dentro un database relazionale fatto come piace a noi. Ci facciamo le tabelle che in qualche modo contengono queste informazioni e le andiamo a popolare. E poi ci lavoriamo normalmente. Oppure ce ne freghiamo e di fatto, vabbè, ovviamente dobbiamo sempre leggere questi dati, ma immaginiamo già di avere un modello e carichiamo in memoria direttamente questi dati. In teoria, lavorando come cerchiamo di lavorare noi, in cui hai il modello e poi il modello eventualmente si appoggia su un DAO, che poi questo DAO legga i dati dal database o li abbia già letti prima dal file direttamente e li tenga in memoria, oppure li legga dal file quando gli servono, non dovrebbe più essere visibile. Allora, io quello che avevo fatto su questo esercizio era già di preparare una classe, dei bin ovviamente, che rappresentassero gli articoli e gli autori, che ho chiamato porto article e porto creator, con i campi relativi. Un articolo, non ho copiato tutto ciò che serviva, ho solamente indicato ciò che serviva all'esercizio, quindi l'articolo aveva un ID, una data, un titolo e poi la stringa che conteneva i nomi degli autori. Questi erano quattro campi tra i 40 che abbiamo visto prima. Sono finiti. No. Poi c'è tantissima altra roba qua dentro che per pigrizia ho preferito non fare. E la stessa cosa a porto creator sarebbero gli autori. Gli autori non sono espliciti, qua non sono scritti da nessuna parte, ma li trovate dentro l'articolo dove c'è creators, due punti. Queste sono le informazioni relative agli autori. Ci sono alcune informazioni di cui mi sono tenuto l'ID, il cognome e il nome, direi. L'ID, il cognome e il nome. Le altre informazioni, non sapevo cosa farmene, le lasciate vuote. Questo è abbastanza, diciamo così, comune durante, cioè nei temi d'esame, ma anche per gli esercizi che vi diamo in laboratorio. Vi diamo già qualcosa di minimo precotto in modo che possiate utilizzarlo. A volte era solamente un database, oppure il database con il Bing o col DAO, e poi lavorate a partire da lì. C'è già un preelaborato. In questo caso il preelaborato erano questi due Bing e anche una classe readPorto che si occupava di leggere il file in formato JSON e creare oggetti di questo genere qua. Lo facevo usando una libreria, non mi sono messo ovviamente a leggere riga per riga a mano in Java questo programma, ma c'è una libreria, in questo caso ho usato una che si chiama SimpleJSON, che legge e permette già di interrogare.
Però, a parte questo, ciò che ci interessa è: abbiamo delle informazioni, dei dati, in un qualche formato. Dobbiamo in qualche modo interfacciarsi con quel formato, quindi voi lo sapete fare bene se questo formato è un database relazionale. Ma ragioniamo nello stesso modo anche se il formato è qualcosa di abbastanza diverso. Chiaramente dietro le quinte del DAO ci sarà una logica diversa, non ci sarà più JDBC, ci sarà una libreria diversa che ti permette di leggere il JSON anziché di interrogare il database. Quindi questo non ci deve fermare, non ci deve creare dei problemi. E poi da lì costruiamo il nostro algoritmo che lavora sul modello, a partire dal modello. Il modello cos'è? Lo vedete qua, il modello che era già fornito, qui questa parte qua faceva ancora parte del testo dell'esercizio, quindi era già fornito, era già dato, uno doveva capire come funzionava. È un metodo, aggiungi un autore, aggiungi un articolo, get articoli, get autori. Get articoli è una mappa, qui tutti gli articoli, tutti gli autori, sono di fatto due collection, un elenco di tutti gli articoli, di ciascuno dei quali aveva come chiave l'ID dell'articolo, c'è un campo che si chiama eprintid, che è l'identificativo univoco dell'articolo, che è usato come chiave, porto articolo invece è l'oggetto articolo. Idem per gli autori, get autore è una mappa che ha come intero l'ID dell'autore e come valore l'articolo. Questo è. C'è ancora una parte. In questo modello di fatto legge direttamente il database, che in questo caso è un file di testo. Non è un grafo, sono due liste, ma sono delle mappe uguali. Da lì, ovviamente non possiamo pensare di lavorare direttamente su queste collection e risolvere il problema degli autori. Dalle strutture dati, vuoi un database relazionale, in questo caso sono un file sequenziale, dalle strutture dati sequenziali dobbiamo riuscire a costruire in questo caso un grafo da poter attraversare su cui poter ricercare il cammino. Ok, quindi ci sono alcune strutture dati che sono ovvie, alcune rappresentazioni che sono ovvie per il tipo di dato che devo rappresentare. Se ho l'autore ho bisogno di un bin che memorizza l'autore, se ho l'articolo ho bisogno di un bin che memorizza l'articolo, gli articoli ne ho tanti, li devo mettere in una collection. Cioè, fino a lì è semplicemente la rappresentazione in Java dei dati. Poi li posso fare tutti subito, li posso leggere un po' per volta, sono varianti sul tema. Ma poi non è detto che l'algoritmo che devo implementare lavori direttamente su quelle strutture dati lì. O se ne debba invece costruire delle altre, partendo da quelle, per avere delle strutture dati su cui l'algoritmo può lavorare meglio. Ad esempio qua mi sembra, in questo esercizio mi sembra indispensabile costruire un grafo in cui i vertici siano gli autori e gli archi siano il fatto che due autori abbiano lavorato insieme oppure no. Come faccio a costruire questo grafo? Beh, andando a spulciare e interrogare questo database qui, queste collection qui. Ok? Allora, se io prendo ciò che c'era, questo progetto che ho importato qui è, a parte qualche piccola modifica perché si è aggiornata la versione di JavaFX, ma è esattamente quello che è scaricabile dal testo di esercitazione, quindi è il punto di partenza che si può pensare di avere per dire all'esame, che è un progetto semivuoto, nel senso che dentro non ha un programma funzionante. Qui c'è un FXML, però non c'è controller da nessuna parte. C'è un main e poi in questo caso ci sono i bin, porto article e porto create, che sono quelli del modello della classe che abbiamo visto prima disegnate, e poi c'è questa classe read porto che in questo caso specifico, diciamo così, è una sorta di DAO che è in grado di leggere i dati e restituirli, e questa classe porto article in questo caso popolava già un modello chiamando
una classe JSON parser che era nella libreria. Però il discorso della libreria JSON e del suo utilizzo, diciamo così, esula da quello che era richiesto in esercizio. Quello che dovete sapere, o dovete sapere per fare l'esercizio, è che c'è una classe che è in grado di leggere queste cose e popolare il modello. Poi come fa, se vogliamo possiamo dare un'occhiata, ma molto rapida, anche perché in realtà sono poche righe, come fa a leggere quel file mostruoso? Beh, semplicemente c'è questa, dove è andata? JSON parser, che è una classe che legge un file formato JSON, ovviamente il file non deve essere aperto, e l'operazione parse è quella che lo legge effettivamente, lo converte in un albero di oggetti, di cui mi restituisce la radice. Adesso io so che la radice di quel file era un array, no? Abbiamo detto, c'è una parentesi qua. Quindi quell'array contiene degli articoli. Quindi questa radice è un JSON array. Questo JSON array lo vado a navigare, iterare un elemento per volta. Quindi root è un array, for object article, due punti root, article 0 è l'elemento, il primo, secondo, terzo, quarto articolo, elemento dell'array. Questo articolo è, lo converto in object, so che è un oggetto, e di questo oggetto vado a prendere la proprietà. Quindi è un po' lavorare alla cieca, nel senso che io devo sapere che c'è un array e quindi lo vado a esaminare i vari elementi. Poi so che il contenuto dell'array è un oggetto e so come si chiamano i campi di quell'oggetto e quando li vado a pescare. Ciò che mi restituisce lui è sempre qualcosa di tipo object, quasi sempre. E quindi davanti vedete che c'è sempre un cast che dice, va bene, questo, il printd so che è un intero, quindi lo converto in long. Questo title so che è una stringa, la converto in stringa. Perché, essendo JSON derivato da JavaScript, non ha un tipo di dato, quando leggo, la libreria non sa che cosa tirarmi fuori, sono io che l'ho adatto ai miei dati. Quindi è abbastanza fragile come libreria, come metodo qua, non prendetelo come esempio, se cambiate un po', anche solo di un pochino il file non funziona più. Però estraggo le informazioni che mi servono e le uso per creare i bin. E questi bin, una volta che li ho, adesso qua c'è tutto un problema, le date le devo convertire, prendo l'anno, eccetera, eccetera, va bene. Poi all'interno dell'articolo ci sono gli autori, quindi c'era creators, ricordate creators introduceva un array con gli autori dentro, quindi questo array va a sua volta iterato andando a prendere le informazioni sul singolo autore. E in particolare del singolo autore a prendere l'ID e il nome, nome e cognome, given name e family name, che sono sotto proprietà della proprietà name, quindi devo fare ancora un passaggio intermedio. È abbastanza, letto così, sembra un po' contorto, ma se uno legge con a fianco l'esempio del JSON, vedi che praticamente in Java sto seguendo, entrando uno per volta dentro un oggetto, dentro un array, dentro un oggetto, dentro un array, e prendo l'informazione. E poi alla fine aggiungo dentro la collection. E questa è l'operazione di base che viene fatta. Poi un'altra operazione che viene fatta, che in questo caso era anche qua già fornita, era questo metodo collega articoli. Perché purtroppo qua non avevamo un database, avevamo solamente un elenco, e quindi andiamo a prendere... Gli autori sono delle stringhe. In realtà sarebbe bene che il bin dell'autore puntassero agli autori come oggetti. Così come ogni autore sarebbe bene che avesse un elenco di articoli di cui è autore. Non lasciamoli solamente come ID, perché altrimenti diventiamo pazzi ogni volta. E quindi vedete che qua io avevo aggiunto nei bin dei metodi tipo getArticoli sotto forma di list. Quindi questo getArticoli mi dava l'elenco di tutti gli articoli di questo autore. Come collection, quindi l'elenco degli oggetti. E dall'altra parte c'era un getClick
creators che mi dava la lista di tutti i suoi autori. Ah, questa cosa qua non ti viene gratis, perché nel momento in cui tu leggi uno per uno i vari articoli, vediamo cosa fa il codice. Nel momento in cui tu leggi un articolo, generi l'oggetto di tipo articolo. Poi quando crei l'autore, l'autore l'ho creato qua, gli assegno l'ID, gli assegno il nome, gli assegno il cognome, e poi dico, questa create, questi autori li aggiungo al modello, M è il modello, quindi popolo via via la lista degli autori nel modello. E poi questo setCreator salva dentro l'articolo l'elenco degli autori di quell'articolo. Questo CRE è una lista locale, è una collection locale che si ricorda solo degli autori di questo articolo. P è un porto creator, un autore, questo oggetto autore viene aggiunto sia a questo CRE che viene poi salvato dentro l'articolo, sia dentro il modello. Quindi già in fase di lettura ho l'articolo che dentro di sé ha una lista che punta agli oggetti autore. Ma manca il viceversa. L'oggetto autore non è in grado di puntare agli articoli. Lo devo fare dopo. E lo faccio qua. Qui dice, vabbè, allora, senti, prendo gli autori uno per uno e per ogni autore vado a cercare tutti gli articoli, se c'è un articolo che ha lui come autore lo aggiungo. Quindi crea questi collegamenti. Questo è un lavoro in più che si deve fare quando la fonte dati non è relazionale. Se avessi tutto in un database sarebbe stato molto più facile, perché il DAO già mi dava l'elenco, il valore che mi serviva. Faceva già le join lui, qui sto facendo la join a mano in pratica. Okay? Però questo è tutto la base di partenza. Da qui in poi cominciamo. Cominciamo a far cosa? Allora, il programma non fa ancora nulla se non chiama questo read porto, fa costruire il modello e poi parte con una scena vuota. Proviamo a farlo partire adesso. Qua. Win.json, file not found exception. Sì, perché il file qua era zippato. Facciamo una cosa. Chi non ha la versione più nuova del file. E quindi il mio loader mettiamogli. Guarda, cercava un file che non c'era. Vabbè, questa applicazione non fa nulla ancora. Però questo è ciò che lui mi ha stampato, il metodo riporto. Quando ha creato il modello dice caricati 3402 articoli di 553 autori. Questo è un dataset solamente le pubblicazioni del mio dipartimento. No. Poi 3000. Poi, volendo, c'è quello di tutto il Politecnico di 72000, che magari poi, quando questo funzionerà ci cimentiamo, così vediamo se riusciamo a percepire la complessità dell'operazione. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo popolare le tendine e definire cosa succede quando avviene la ricerca. Popolare le tendine è facile, nel senso che basta metterci l'elenco degli autori, nome e cognome. E la complessità ovviamente arriva nel momento in cui devo fare la ricerca. Andiamo per ordine. Io quello che avevo caricato però sul progetto che voi vi troverete all'esame è spesso già un FXML, ma privo di logica di funzionamento, per cui non ci sono ovviamente i nomi gli ID degli elementi, non ci sono i metodi, no? Gli event handler, eccetera. È solamente la parte, diciamo così, lo scheletro grafico.
Ma noi ormai sappiamo che, ad esempio, l'autore, vabbè, qui avevo già, no, avevo già dato gli ID, box author from, box author to, poi c'è il bottone che si chiama button search, dobbiamo definire un action, e poi c'è la casella di testo in cui metto il risultato che si chiama txt result. Questo qua l'avevo già dato in nome. Ciò che dobbiamo fare, beh, sicuramente a questo punto è dare un action per questo bottone, si chiama search, chiamiamolo do search, e poi partire a costruire il controller, perché il resto è già fatto. Salviamo sull'fxml il controller, lo mettiamo aspetta un attimo che ho dimenticato una cosa, il nome del controller. Controller class, eccolo qua. Quindi l'articolo si chiamava it polito, no, citation GUI, possiamo chiamarlo così, it polito citation GUI controller, ad esempio. Così me la faccio costruire meglio. View controller, copia, nuova classe controller, e incolla. Dove queste combo box, come sempre, sono punto interrogativo. E quindi dobbiamo personalizzarle col tipo di dato che vogliamo memorizzare. Allora, il tipo di dato che vogliamo memorizzare è una lista di porto creator, sono gli autori. Quindi sono porto creator. Porto creator. Quindi queste tendine servono per scegliere un autore, un porto creator da un elenco che dovremo andare a popolare ovviamente. Conviene sempre ragionare con oggetti, non come stringhe, perché così trovi già l'evento che ti serve. Quando è che posso popolare il valore vero di queste tendine? Beh, lo potrò fare solamente quando avrò il modello a disposizione. Quindi non lo posso ancora fare nel metodo initialize, ma dovrò andare a prendere il mio main e dopo, solo dopo che ho creato il modello, il controller può avere l'informazione per popolare il tendine. Quindi la tipica cosa che facciamo a questo punto, dopo che abbiamo costruito il modello, è passare il modello al controller. Controller.setModel, controller, load.getController, e ci facciamo dare il riferimento alla classe controller dall'fxml loader e diciamo controller tieniti una copia del modello. Il controller, dopo che riceve una copia del modello, userà l'informazione del modello per completare l'interfaccia che ho. Questo set model è un metodo non definito, ovviamente lo aggiungiamo. La cosa più semplice da fare ovviamente è salvarselo. Ovviamente lui si arrabbia perché non c'è, ma gliela faccio creare. E poi una volta che ho il modello, che è già stato letto nel passato controller, interroghiamo il modello per sapere chi sono gli autori e popoliamo il tendino.
gli autori, vediamo un po' il modello, possiamo andare a vedere la classe oppure possiamo vedere c'è un metodo getAutori che mi dà una mappa integer porto creator. A noi la mappa non interessa, interessa solamente la collezione dei valori, quindi il value set. Quindi model.getAutori.values. Questa è la collection che vogliamo usare per popolare l'utente. Due volte, nel senso che dobbiamo fare sia per la prima, si chiamava boxAutorFrom, abbiamo detto getItems clear, cancelliamo le voci fittizie che provengono dal fxml e poi sulla stessa tendina aggiungiamo tutti i valori che provengono dal modello. E la stessa cosa sull'altra. Poi vediamo se funziona, vediamo cosa salta fuori. Ah, ci sono tanti nomi, qua ci sono tanti altri nomi che sono gli stessi, mi sembra relativamente funzionare. L'unica cosa un pochino antipatica, permettetemi di dire, è che non sono in ordine alfabetico, sono in ordine sparso, ma perché arrivano da una mappa e la mappa non mi garantisce nessun tipo di ordinamento. Quindi prima di aggiungere la tendina non sarebbe male ordinarla. Giusto? Ma lasciamolo per il momento. Ordinarli cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire avere un oggetto che sia comparable. Quindi andare a vedere se il bin ha il metodo compareTo oppure definire un comparator sulla base del criterio di ordinamento che vogliamo noi e poi usare il metodo collection.sort. Lavoro, diciamo così, abbastanza di basso livello sulla collection, sui bing, tralasciamolo per il momento. Ricordiamoci che magari sarebbe bello ordinare questa collection prima di aggiungere, non lo faremo dopo, più avanti. Adesso magari concentriamoci invece su do search. Cosa devo fare a questo punto? Allora, quando viene premuto il bottone ricerca, di fatto il controller cosa deve fare? Deve chiedere al modello, per favore trovi il cammino minimo tra questi autori, cioè il minimo percorso citazionale o citazionale tra questi due autori che l'utente ha selezionato. Il modello dovrà rispondere con un elenco, con una lista degli autori che compongono il cammino. Come faccio il modello a fare questo? Di fatto non interessa al controller. Interesserà a noi, ovviamente, perché dovremo implementarlo. Però dal punto di vista del controller, lui ha un lavoro relativamente semplice da fare. Ho perso il segno. Ha un lavoro, dicevo, relativamente semplice da fare. Il primo è capire chi sono le persone di partenza e di arrivo. Quindi, author from, porto, creator, author from uguale box author from punto get selection model punto, c'è già un get item,
items. Get selection model. Get selected item. Quindi mi dà la voce probabilmente selezionata della prima tendina. E la seconda anche. Prendiamo la sopra la giusta. A questo punto ho i due elementi. Devo controllare che siano validi, quindi devo verificare che author from sia diverso da null e author to sia diverso da null, perché altrimenti vuol dire che l'utente non ha selezionato niente. No, perché la tendina nasce nello stato in cui c'è scritto seleziona un icon, quindi lì non c'è ancora nessuna voce selezionata. Se sono entrambi selezionati, a questo punto il controller passa l'informazione al modello, il quale ristrutturerà una lista. Ipoteticamente sarà qualcosa del tipo list di porto creator, diciamo connessioni, uguale model.getConnessioni di AutoFrom. E fatto questo dovrà semplicemente prendere questa lista e visualizzarla. No? Quindi abbiamo questo porto creator P3 creatore. Punti, connessioni, txt result, punto add text, append. Append text, creatore, punto toString, la cancelliamo. Se no, quando premo search la seconda volta si aggiunge sotto e non capisco. Questo è il lavoro del controller. Adesso magari dovrei fare qualche controllino in più. Cosa devo fare se il from e il to sono identici? Devo arrabbiarmi, non devo arrabbiarmi? Segnalare un errore. Qui ci vorrebbe un else per dire se è un messaggio di errore, cose simili. Ma il controller deve fare quel lavoro lì. Prendere i dati, validarli, delegare al modello il lavoro vero e poi prendere il risultato e metterlo in bella. Il lavoro vero è qua dentro. Questo metodo getConnessioni, che è quello che dovrà di fatto calcolare il cammino minimo tra questi due vertici. Il problema però è che il grafo non ce l'abbiamo ancora. Il modello non ha un grafo. Il modello deve prima costruire il grafo e poi su questo grafo calcolare i cammini minimi. Perché uno potrebbe pensare quindi che questo metodo getConnessioni, quando viene chiamato, crea il grafo, chiama l'algoritmo, ne conosciamo quello di Floyd finora, quello di Floyd per calcolare tutti i cammini minimi, e poi va a prendere il cammino tra questi due elementi. E poi restituisce questo cammino sotto forma di lista. Quindi tutta la, se vogliamo, la gestione della libreria JGraphT è invisibile al controllo. La seconda volta, se l'utente preme la seconda volta su search chiamando i nomi, beh, le operazioni di creazione del grafo e calcolo dei cammini minimi non le vogliamo ripetere. Quindi in qualche modo il modello dovrà ricordarsi il grafo che ha appena creato, quindi la seconda volta non lo ricrea. E nel caso in cui abbia usato, ad esempio, l'algoritmo di Floyd, che ti calcola, fatica un po' di più, ma ti calcola tutti i cammini minimi, anche quello non deve più ricalcolare.
Se invece fosse un single source shortest path, allora deve essere ricalcolato ogni qualvolta cambia la sorgente, ma se per caso la sorgente non cambiasse potrebbe non essere ricalcolato. Ma questo è il problema, se vogliamo, di ottimizzazione del modello. Il modello che alcune cose le ha già calcolate, c'è cose che non deve più calcolare una seconda volta. Quindi qua, ci arriviamo qua dentro. Quindi noi creiamo dentro il modello questa classe che farà tutto il lavoro, sostanzialmente, no? Dentro il modello. Adesso proviamo, in realtà cosa possiamo fare? Sto pensando se posso provare a testarla con dei dati fittizi, ma sì, possiamo fare così. Diamoli tutti. No, tipo, autori.values. Facciamo finta, no, tanto per restituire una collection di autori li metto tutti, giusto per vedere che controller funziona. Poi è chiaro che questo metodo è totalmente finto. Ok, quindi scelgo un autore, questo, scelgo un altro autore, questo, faccio search e lui mi dà, vabbè, in questo caso mi stampa l'elenco completo di autori. Perché dal punto di vista del controller il suo lavoro l'ha fatto, nel senso che ha stampato dei dati che sono arrivati dal modello. Allora, noi oggi ci fermiamo, sappiamo che domani dovremo implementare questo metodo qua, getConnessioni, che si basa sul grafo, sul calcolo dei cammini minimi del grafo. Se qualcuno stanotte non dorme, può cominciare a implementare.